incredibile perché l'edilizia è un'attività ciclica. E allora, nel momento in cui va in crisi il mercato privato, c'è il mercato pubblico. Nel momento in cui va in crisi il mercato pubblico, c'è il mercato privato. Questa volta sono andati in crisi tutti e due perché c'è una crisi di lavori pubblici, proprio perché sono anni che non si appalta più nulla. E c'è una crisi del mercato privato perché si assiste a appartamenti realizzati, costruiti, ma vuoti, perché le famiglie hanno il terrore e lo spettro di questa crisi. Dalla Regione, a dire la verità, ci aspettiamo parecchio. Un buon segnale ci viene dal Comune di Frosinone, perché come si sa, il Comune di Frosinone, noi abbiamo collaborato col Comune di Frosinone per mettere praticamente sul mercato qualcosa come 4.000 appartamenti, 1.500.000 di metri cubi, che aspettano lì solo da essere realizzati, che purtroppo, come dicevo prima, con questa crisi è difficile realizzare. Però anche là stiamo cominciando a parlare di una nuova iniziativa legata all'housing sociale, quindi la creazione di una SGR, un fondo immobiliare locale, che attraverso il finanziamento della Cassa Depositi e Prestiti possa quantomeno iniziare la realizzazione del piano PEP di via Mastruccia. In questo il Comune di Frosinone, devo dire che ci ha trovato, abbiamo trovato un buon ascoltatore, un buon uditore.